Giuliana Colucci, assessore alla cultura del comune di Cerignola, bella soddisfazione per aver presentato questa stagione teatrale ricca, non solo per gli adulti ma anche per i ragazzi, nel nome di una cultura che Cerignola vuole sempre avere in primo piano. Abbiamo voluto mettere su una stagione culturale, non solo teatrale, molto dinamica, aperta, completa. Ripeto, non abbiamo presentato solo oggi l'apertura del cartellone della stagione artistica di prosa e concertistica, molto ricca, con nomi impegnativi, importanti, con tutti i generi possibili, quindi per poter incontrare i gusti di tutti quanti. Ma anche c'è proprio un piano di formazione interno, anche di progettazione dei prossimi anni. Senta, assessore, mi piacerebbe mettere in evidenza anche una cosa, forse lei anche sarà d'accordo. Qualcuno ha detto, qualche scienziato ha detto, la cultura è una perdita di tempo. A mio modesto avviso, da che Lingue in Città, sia nell'edizione estiva che in quella autunnale, anche in questa stagione teatrale, non mi pare una perdita di tempo. No, assolutamente non è una perdita di tempo. E c'è un progetto dietro, ed è un processo lungo. Ripeto, è una visione reale di quello che deve essere la cultura nella città. Certamente investire su piccoli è importante, però non stiamo trascurando le altre fasce di età, il target è molto ampio e stiamo cercando di prenderlo tutto. Tra poco, ripeto, incominceremo con tutta una serie di attività. Oggi ne avete avuto una dimostrazione tangibile che permetterà proprio a tutti quanti di partecipare. La cultura è un volano, la cultura permette veramente di sviluppare non solo delle competenze ma anche proprio sentire bene il mondo nel quale viviamo. Uno dei problemi maggiori di Cerignola è disprezzare il grande patrimonio culturale che ha e non avere orgoglio della propria identità, poi di fatto questa bassa autostima che ci portiamo sicuramente non giova. Grazie. Grazie a te. Perfetto.